You may contain the urge, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blows. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wanting go? They go along to take your way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. Dovevamo andare solo. Allucinante, però ne vale la pena, sono sicuro ne varrà la pena. Tosto, ma ne varrà la pena. In ordine spazio. Vai, in ordine spazio. Dovrebbero essere tornati 10 e mezzo. Beh. Questa sì che è una cosa da ghirlanda. See the sweet Hawaiian rose. See it blossom, see it grow. That's the story of our love. Ever since we said hello, Kuipo, poa, I love you more today, more today than yesterday. As the years go passing by, we'll recall our wedding day. I will be there. Questo è un momento cruciale, stiamo ritirando. Abbiamo tutti il pettorale, non so chi lo sfrutterà al meglio, giusto Mauro? Ah, vedi. Ok. Ah, Mutumbo. No, vai. Ok. Yeah. Basta che Pippe della Dina. Che spettacolo. Qua questa spiaggia? Bellissima, grazie! Ah, che tavolo!
sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Come sta andando? Bene, ancora dobbiamo iniziare alla grande, ecco, adesso la prima esperienza la andiamo a fare oggi, il primo vero tour, e poi speriamo di farci tanto mare. Solo mare, solo. Io sì, io mare e Matera sì. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Dedicato alla memoria, sicuramente, insomma, un luogo dedicato al ricordo di tutti quante persone hanno sacrificato la vita, questo è inutile, è un luogo di rispetto proprio, ecco, la memoria poi per queste cose è sacra, va rispettata. Forse uno dei più grandi disastri, no, della storia degli Stati Uniti, nemmeno. Solo lì nella parete c'erano i nomi di tutti i marines americani che sono andati dispersi, neanche più recuperati i corpi, addirittura nemmeno più sepolti. Quindi insomma veramente fa effetto, insomma, vedere e insomma ricordare eventi di quelli che sono vissuti. Giusta per la maratona, perfetta, sto in preparazione. Vedi? Finalmente un doppio. Tanta roba, cosa non c'è qua dentro? Praticamente non ci ho messo il chili, che non so che è. Okay. Perché sennò ci mettevo pure quello lì. Ci stava bene secondo me. Pure secondo me, però sì, vabbè. Sì. Poi è molto colorato, no? Vedi? Sì. Giusto, tutti i colori. Quasi della Roma, perché vedo giallo. No, della Roma no. Non si allora aspetta un momento, effetto bianco e nero. Bravo, e così ci piace, così ci piace. Buon appetito. Well, down on the South Sea Islands, underneath the beauty of the stars, I strayed upon some maidens who were strumming on their guitar. A hula maid was dancing, and I knew I found my paradise. Now this is what I told her, as I gazed into her eyes. Honolulu, baby, where'd you get those eyes? And the dark complexion, I just buy the lies. Honolulu, baby, where did you get that smile? And the pretty red lips, and the sunny smile. When you start to dance, you hula hips and drag, then you shake it up and down. Shake a little here, you shake a little there. When you got the boys going with you down, Honolulu, baby, you know your stuff. Honolulu, baby, gonna call your bluff.
Come si prepara una maratona? Una maratona si prepara con un allenamento adeguato alle sia non soltanto apparentemente a quanto può sembrare con il lungo, quindi cercando di percorrere il più possibile un elevato numero di chilometri, ma anche ecco, facendo ricorsi a tecniche del tipo fartlek, ovvero delle ripetute, o comunque corsa in salita, tutte tecniche di allenamento che ci permettono di potenziare la muscolatura e quindi la resistenza durante il percorso dei 42 km, che comunque rimane sempre molto impegnativo. Noi ecco quest'anno abbiamo da parte nostra dato tutto il massimo dell'impegno, purtroppo abbiamo dovuto fare i conti anche con qualche piccolo infortunio. Comunque stiamo vivendo queste ultime ore di attesa, ormai possiamo dire, di quest'altra avventura meravigliosa che stiamo per vivere, e rispetto a quella dell'anno scorso siamo altrettanto emozionati e caricati con il massimo della motivazione. E vediamo cosa esce fuori. Sappiamo che il percorso di quest'anno sarà abbastanza avverso sia per le condizioni climatiche, con un alto tasso di umidità e temperature che alla partenza magari saranno ancora sopportabili, ma poi piano piano, perché vista l'ora della partenza si parte alle 5 di mattina, quindi insomma ancora non sono elevatissime. Noi non abbiamo particolari ambizioni velleità per quanto riguarda il tempo, l'obiettivo comunque principale è chiuderla, per cui ecco, per questo siamo fiduciosi, insomma. Ci sono anche dei dislivelli intorno al 30° chilometro, quindi qualche piccola salita da affrontare che diventa poi abbastanza dura, perché dopo il 30° chilometro si comincia ad accusare la fatica, le gambe cominciano a essere più pesanti, per cui dover poi sopportare ecco, qualche dislivello ci complicherà un po' l'impegno, l'onere tutto della gara. Però anche per questo ci siamo preparati, per cui speriamo bene, insomma. Anche voi? A Maradona, aspetta un po' provare Maradona. Guarda che meraviglia. Il Diamond Head? È là sopra, pensa. Il sangue. Ma mica dobbiamo arrivare fin sopra? No, fin sopra no, però. Raga, io ho uno spavento proprio. No, di godere. Farò Paolo, mi dice, ma ti ho visto a Montello quando sei arrivata, sta mica paura, ce la fai in alto. E poi uno si ferma e cammina.
tu dividere, la devi dividere a pezzi da 5 km, 8 pezzi da 5 km. Oh, fatti 5. E uno da due, ma due, c'è già il pubblico, poi c'è la discesa. Guarda, come dice... Stava stirato il torneo, quanto manca 3 km? Cioè, l'ho fatto proprio la grande. Il primo non conta perché sta in mezzo alla gente. L'ultimo non conta perché sei arrivata e sei già due dai tolti. 195 metri sono tosti. Poi 42 sono tosti. Se però poi ti viene incontro il Dodongo che ti dice... Il Dodongo sia con te. E il Dodongo sia con tutti voi. Sensazioni abbiamo per domani? Sensazione... Non abbiamo sensazioni, questo non è, non è tanto bello, però chissà, ci buttiamo come papà.
fossimo al centesimo. Mamma mia. Beh, però il tempo va bene, eh? Il tempo è meraviglioso. Stavo sempre mai sotto la pioggia, è una cosa contro ogni volta in previsione. Perfetto. We were caught up and lost in all of our vices. In your pose is the dust settled around us. And the walls kept tumbling down. Ragazzi, siamo a meno di 10 km, eh! Lo sa Pasquale? Ormai siamo arrivati! Ragazzi, siamo al 31°, questa è la... Eccoci! Allora, vai Carletto! Siamo ormai prossimi! Siamo raggiungendo... È vicinissimo, l'obiettivo! Le gambe stanno bene! Le gambe stanno bene! Ormai dobbiamo solo tagliare il traguardo a braccia alzate! Assurdamente! Mi raccomando, trattenete le questo emozioni, è vero! Ci siamo, 41°! Vai, Pasquale, siamo. Che dici? Vai, è un video! Siamo ormai al 41°! Che dici Pasquale? Grazie, siamo prossimi a Cabriolani Park! Vai! Ci siamo! Sfiniti, ma ci siamo! Raggiungiamo l'obiettivo! Eccoli, due numeri uno! Eccoli! D'Italia. Oh my god. Honolulu baby, where'd you get those eyes and the dark complexion? I just idolize. Honolulu baby, where'd you get that style? Oh, eccoci, idole! Ole! Ole! Pasquale! Stagioni! Maybe she'll sigh, maybe she'll cry, maybe she'll find somebody else by and by. To sing to when it's cool and shady, where the tricky wicky wacky woo. If you like a ukulele lady like you, oh me like.
agree. I like you, a ukulele lady, like me.